Buongiorno, buon Ferragosto a tutte e tutti. Ci tenevo a essere qui nella centrale per mostrarvi la mia e la nostra vicinanza, non solo oggi, ma per tutto il lavoro che fate, spesso in condizioni difficili, ma con l'orgoglio di avere una divisa che porta il nome della città di Napoli. Quindi davvero di cuore un buon Ferragosto a voi, un buon lavoro e soprattutto un Ferragosto poi dopo con la famiglia e ci vediamo presto nelle strade di Napoli. Auguriamo anche a lei e alla sua famiglia un buon Ferragosto a voi, tutta la Polizia Municipale di Napoli. Grazie per queste parole di conforto. A Napoli il Ferragosto è sinonimo di solidarietà. Oltre al messaggio di ringraziamento e di vicinanza alle pattuglie della Polizia Locale in servizio insieme con l'assessore Alessandra Clemente, le tappe di oggi del sindaco Luigi De Magistris, accompagnato dall'assessore alle politiche sociali Roberta Gaeta, hanno attraversato la città ed oltre per testimoniare questa tradizione attraverso ogni fascia sociale ed anagrafica della cittadinanza. Partiamo da qui, dal Don Orione, una struttura aperta al territorio che collabora con il territorio della città metropolitana, ma non soltanto, dell'intera regione, che accoglie 40-45 adulti disabili ed è una struttura che è inserita in un contesto molto più ampio, articolato, no, di attività e di servizi. Questi sono momenti in cui si creano occasioni di comunità, di confronto, no, di costruzioni anche di relazioni. E poi continueremo invece con un incontro che sarà con gli anziani e al Vomero in particolare. E in questo caso gli anziani vogliono raccontarci un po' anche quello che significa trascorrere l'estate in città, ma trascorrerla anche con tante persone che si occupano di loro. Infatti andremo proprio nella struttura di San Gennaro al Vomero, dove con l'agenzia di cittadinanza del Vomero trascorreremo un momento anche lì importante, anche conviviale con gli anziani. E poi andremo a Mare Chiaro, dove, come di consueto, incontreremo i ragazzi della nostra città, quindi i ragazzi che vengono da tutto il territorio cittadino e che si incontrano ogni anno lì per trascorrere non soltanto dei momenti aggregativi, ma soprattutto dei momenti di vera comunità, un po' come quello di stamattina. Significa che i ragazzi della nostra città a Mare Chiaro trascorrono delle settimane importanti sicuramente come vacanza, ma soprattutto vivono un luogo che gli appartiene. E infatti Mare Chiaro sta diventando sempre di più quel luogo che i ragazzi, gli adolescenti, ma anche i più piccoli di tutti i quartieri di Napoli vivono momenti importanti, vivono anche durante l'anno dei momenti in cui riescono a costruire dei percorsi anche di crescita e a condividerlo con altri ragazzi del resto del territorio. Ferragosto, di cui sono molto soddisfatto per i giri che abbiamo organizzato, perché siamo andati dai centri in cui si presta assistenza a disabili, a persone anche con gravi patologie di natura psichiatrica, poi con le agenzie di cittadinanza per gli anziani, quindi con i lavoratori e le lavoratrici della Polizia Municipale, quindi anche qui con la comunità di San Francesco a Mare Chiaro, dove si incontrano i ragazzi e le ragazze di tutti i quartieri di Napoli, un'esperienza bellissima che abbiamo consolidato in questi anni. In questo luogo da cui vi sto parlando, migliaia di ragazzi e di ragazze all'anno l'attraversano, stanno insieme, creano legami. Poi ho incontrato ovviamente persone, anche tanti turisti per strada girando. I luoghi in cui ci stanno persone immigrate, anziani, insomma la Napoli della solidarietà, la Napoli dal cuore grande, la Napoli che non si ripiega, che non si ricurva, che anzi attraverso proprio la fratellanza, la coesione, il senso di comunità manda un messaggio forte anche all'intero paese. È una Ferragosto un po' particolare perché una volta tanto neanche la politica nazionale, non sono andato in vacanza. Sì, non sono andato in vacanza, per meglio dire, sono tornati alle vacanze perché ci stavano in vacanze, poi forse storcendo un po' la bocca e il naso sono tornati. Assistiamo a questo teatrino dell'assurdo dove probabilmente ci stiamo preparando da un passaggio di letto politico che Di Maio saltella da Salvini a Renzi, voglio dire, ormai siamo abituati a tutto. Io sono contento di fare il sindaco di una città credibile, coerente anche da un punto di vista politico.